Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio raccontarvi come fare la granola fatta in casa e fidatevi, dopo questo video sfornerete granola a go-go, tutte diverse, di tutti i gusti, perché io cercherò di darvi la ricetta base sulla quale poi, capirete, potrete veramente sbizzarrirvi e scatenare la fantasia. Una granola, si parte da una base di cereali. Potete veramente scegliere il vostro cereale preferito. Scegliete un cereale nella sua forma naturale, ad esempio i fiocchi d'avena o i fiocchi di farro se non avete problemi con il glutine. Io ho trovato questi cornflakes al DM, sono senza zuccheri aggiunti, quindi sono soltanto mais soffiato essenzialmente. Potete utilizzare la quinoa soffiata, potete utilizzare qualunque tipo di cereale nella sua forma naturale, quindi senza aggiunta di altro. Io in questa ricetta utilizzo degli agglomerati straccetti di soia ed è questa ciò che rende più proteica la granola che vi mostrerò in questo video, poiché la soia contiene più proteine e più grassi rispetto ai cereali normali. Quindi, scelti i cereali di partenza, si passa poi alla scelta delle noci e dei semi. Anche qui, nella loro forma naturale, sbizzarritevi. Potete usare tutti i tipi di frutta secca che volete, mandorle, anacardi, noci di macadamia, noci normali, semi, semi di canapa, semi di chia. Semi di lino non ve li consiglio perché i semi di lino interi non sono ben digeribili dal nostro corpo, dovrebbero essere consumati già tritati. Però veramente raw cacao nibs, quindi le scaglie di cioccolato crudo, cocco rapé, cocco a scaglie, veramente sbizzarritevi, prendete tutti i toppings che avete e vi consiglio, usate quelli proprio i fondi che vi sono rimasti nella dispensa e prendete quelli, perché fare la granola fatta in casa è un ottimo modo per fare una pulizia totale della dispensa. Quindi, scelta la base, scelti i toppings, ora passiamo alla parte centrale che sono due ingredienti, tre, fondamentali per la riuscita della granola, olio. Dovete scegliere un olio per aiutare il composto ad agglomerarsi, perché una particolarità della granola è che sia crunchy. Io scelgo l'olio di cocco, uno perché è un gusto più dolce rispetto all'olio d'oliva, è meno importante, meno coprente, e due perché nel momento in cui l'olio di cocco si raffredda e va a temperatura ambiente, a meno che non sia molto caldo in casa vostra, si rapprende e aiuta gli ingredienti ad agglomerarsi l'uno agli altri, quindi aiuta a creare i cosiddetti cluster, che sono quelle palle di tutto che tu le guardi e dici ah, il morso perfetto. Nella granola poi va aggiunto un elemento dolcificante, perché finora abbiamo utilizzato tutte cose naturali, saporite però abbastanza neutre, quindi ci vuole qualcosa che gli dia quel gusto dolce, insomma. Io dolcifico con della purea di frutta, quindi un vasettino di purea di mela, banana. Potete voi schiacciare la banana, che è il frutto che vi consiglio di schiacciare, non schiacciate altri tipi di frutta perché sennò diventa troppo liquido. Quindi la banana o le puree di frutta già pronte secondo me sono ottimali e per me quella è la fonte dolcificante. Altri fonti dolcificanti che potete utilizzare, miele oppure per mantenerla vegana, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero, sciroppo di cocco, insomma tutti i tipi di sciroppi che potete immaginare. Quelli in realtà vanno a aiutare a creare i cluster e gli agglomerati. Però per me che utilizzo la purea di frutta per dolcificare, l'olio di cocco è assolutamente necessario. E infine due ingredienti che non dovete assolutamente dimenticare sono il sale, perché il sale esalta i sapori e credetemi che il mix in bocca di dolce e salato è quello che va poi a creare completezza nel gusto. E infine, se volete, delle spezie. La spezia che utilizzo è la cannella, ovviamente, perché la cannella, cioè ovunque, la cannella ovunque, grazie, soprattutto nelle preparazioni dolci, però se siete più tipi da bacche di vaniglia, da chiodi di garofano, non chiedetemi come utilizzarli perché io l'ho sempre solo sentito e non so neanche che gusto abbiano, però insomma
Buttateci dentro qualche spezia per dargli quel saporino in più particolare e essenzialmente basta. Questa è la base di come creare la granola. Quindi, una volta che avete scelto tutti gli ingredienti provenienti da queste quattro categorie, più il sale e le spezie, semplicemente, ed è qui il bello della granola, buttate tutto dentro una ciotola. Niente di più, niente di meno. Dovete amalgamare e ammassare tutto, mescolate, incorporate tutti gli ingredienti fra di loro e stendeteli poi su una leccarda, carta da forno, così che non si attacca al fondo. Appiattite un pochino col cucchiaio per far sì che tutto cuocia allo stesso tempo e buttate in forno. 180 gradi, grill. Io l'ho fatta cuocere per 5 minuti da una parte e poi l'ho girata e 5 minuti dall'altra. Mi stava per sfuggire, stavo per bruciare tutto. E basta, dopo più o meno 10 minuti la granola è pronta, ovviamente osservatela. È pronta tendenzialmente quando vedete che tutto è un pochino dorato. Quando avete capito che è pronta, spegnete tutto e lasciatela raffreddare. Se volete creare dei cluster, quindi quegli agglomerati di cui vi parlavo prima, spostatela e create dei mini grumetti, però veramente lasciatela raffreddare 6, 7, 8 ore perché è quel momento che si va proprio a creare la granola. Poi basta, ragazzi, cioè la granola è pronta. Io l'ho messa in un barattolo di vetro e sono passata al taste test. Quindi, risultato finale, utilizzando gli agglomerati di soia, è un risultato scoppiettante. Buono. In realtà a me piace anche mangiata così. La conservo fuori dal frigo nella mia dispensa sopra le mensole e dura quel che dura, ragazzi, non dura molto. Alla fine in realtà ho aggiunto della frutta disidratata per dargli un livello in più di dolcezza, perché la purea di mela o la banana dolcificano, ma non troppo. Ho aggiunto delle fragole disidratate che prendo da Coro, che è un e-commerce di alimenti con cui collaboro, sul quale sono riuscita a ottenere un codice sconto per voi del 5%. Non è tantissimo, però avete insistito, ci ho provato e questo è quello che sono riuscita a ottenere. L'ho aggiunta alla granola anche per dargli un pochino più di colore. Insomma, da quello che potete intendere è che veramente potete sbizzarrirvi e divertirvi in tutti i modi possibili e immaginabili facendo la granola. Capita la base, potete variare sui gusti, potete farla al cioccolato, al cocco, alle noci, insomma, divertitevi. Una cosa che voglio fare però prima di lasciarvi è analizzare i food costs. Questa è una cosa che io adoro fare quando faccio questo tipo di ricette, quindi parliamone. Allora, come vedrete sul mio sito io vi pubblicherò la ricetta con le grammature che ho utilizzato, quindi anche i food costs che adesso vado ad analizzare si riferiscono a quelle grammature, a quegli ingredienti presi sul sito di Coro oppure sul sito di MyProtein. Ovviamente i numeri cambiano se i prodotti derivano da altri siti, luoghi, supermercati, eccetera. Quindi, per la ricetta che vi propongo nel sito, che è quella che vedete, che avete visto in questo video, io sono riuscita a ottenere 250 grammi precisi di granola. Questi 250 grammi sono stati ottenuti con 3,37 euro di prodotto. Sono andata a cercare il prezzo al chilo, l'ho diviso per i grammi utilizzati, l'ho moltiplicato, ho fatto la somma 3,37, ok? Questo crea un prezzo al chilo della granola di 13,5 euro. Allora, ovviamente io ho utilizzato i fiocchi di soia e ingredienti un pochino più particolari che costano. Per una granola fatta in casa con ingredienti più basic e meno costosi, ovviamente si riduce il prezzo. Però, considerazioni, rispetto a dei cereali da supermercato normale, non lo so, i grandi brand che producono cereali sani, il prezzo obiettivamente è più alto. I cereali a scaffale più o meno al chilo costano sui 7, 8, 9 euro in media, quindi è leggermente più alto, però ovviamente dovrei paragonarlo a dei brand che creano delle granole sane, quindi rispetto a quelle già pronte del supermercato di questo tipo di brand, il prezzo è decisamente concorrenziale, anzi
i prezzi di quelle granole si aggirano intorno ai 20-25 euro al chilo, quindi questa che è sui 13, 14, 15, poi dipende da quanto la pompiamo, è assolutamente più conveniente. Ovviamente c'è lo sbatti, se sbatti vogliamo chiamarlo, di farla in casa, perché comunque, come avete visto, è prendi la dispensa, mettila in una ciotola, mescola tutto, buttala in forno, 10 minuti e pronta. Quindi veramente c'è di peggio. Ci sono ricette che richiedono molto più impegno. Quindi fatemi sapere se la provate, taggatemi nelle stories, io adoro quando mi taggate nelle stories con le mie ricette, con i miei consigli, eccetera, quindi fatelo, grazie. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa ricetta, questi consigli vi siano stati utili. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!